Quindi, secondo la Fedeli, i bulli vanno bocciati. Ma come vanno bocciati? Cosa risolvi quando tu bocci un bullo? Niente. Anzi, questi qua dopo, l'anno dopo, menano altri compagni nuovi e magari anche i professori. I bulli vanno recuperati da giovani, perché sennò diventano come Berlusconi. Il Corriere della Sera aveva scritto: Berlusconi contro i 5 Stelle. A Mediaset pulirebbero i cessi. Minchia, che bullo che era. Però Berlusconi non aveva tenuto conto, quando ha detto questa cosa, questa bullata, che vicino a lui c'era un altro bullo. Perché ci sono più bulli, no? Nella scuola, nel Parlamento è la stessa cosa. Vicino a lui c'era un bullo un po' più alfa in quel momento. Salvini. Il Corriere della Sera aveva scritto: gelo con Salvini. Allora vai da solo. E dire che Berlusconi, nell'ultimo periodo della sua vita, ci aveva anche provato a non fare più il bullo. Negli ultimi tempi, difatti, faceva parlare più che altro Salvini. Ovviamente intendo prima di ammalarsi al fatto dei polmoni. Berlusconi si metteva lì in un angolo e non contava nemmeno più con le dita. E secondo me aveva una voglia di parlare, Varemengo. Si mangiava la lingua, se la masticava. Difatti, se vi andate a vedere un video di quando parla Salvini, lui in parte è incazzatissimo.